Tornati incredibile su Project Playtime, incredibile episodio 4, dove giocheremo nei panni pelosi di Boxy Boo. E sinceramente sono veramente in hype per Boxy Boo, perché sapete, no, è la mascotte di Project Playtime, potrebbe avere magari le abilità più interessanti. Con Mami Long Legs abbiamo vinto tutte le partite, come abbiamo vinto anche con Huggy Wuggy. Nella scorsa partita con Mami Long Legs abbiamo incontrato due simpaticoni che giocavano praticamente in team, si salvavano a vicenda, sono stati veramente fastidiosi. Ma con il godo giusto e l'aiuto di Mami Long Legs abbiamo eliminato quelle due canaglie buttandole nei tombini, dove probabilmente marciranno per il resto della loro godosa vita, e va bene così. Allora ragazzi, oggi proveremo Boxy Boo. Siamo livello 4, ci hanno regalato altri punti sus, 1000 ticket, ma io mi chiedo, così 3000 ticket, posso comprare qualche cosa? Questo costa 235 moneta di gioco cash vero, per averla 15.000, cioè praticamente per comprarmi una roba dovrò avere tipo 30.000 di questi qui. Mamma mia ragazzi, e quando li compriamo le mie robe? Cioè, se io volessi comprare la cosa più scrausa proprio, cioè 10.000 compri i colori, cioè quindi se io volessi comprare, che ne so, una versione colorata di Mami Long Legs, 10.000, mamma mia. Cioè quella più carina colorata è Boxy Boo, per qualche oscuro motivo, chissà perché. L'abilità di Huggy Wuggy è utile fino a un certo punto, l'abilità di Mami Long Legs, mamma mia, l'avete visto nell'altro episodio, ci ha aiutato tantissimo. Sono molto curioso di Boxy Boo, finalmente provo Boxy Boo. Me ne avete parlato veramente tanto di Boxy Boo, a parte che adoro il suo design, è veramente carino. Un giorno me lo vorrei comprare, il peluche di Boxy Boo, in realtà è carino pure quello di Dog Day e di Cat. Allora vediamo un po', dai, find a match. Nello scorso episodio siamo stati abbastanza fortunati a trovare subito una partita, mo vediamo con Boxy Boo come va. Se dovessi provare a indovinare l'abilità che ha Boxy Boo, non lo so, mi dà l'idea di veloce, sicuramente. Forse più veloce di Mami Long Legs. Poi non lo so, tipo che mi posso nascondere, sarebbe fighissimo, tipo che si rintana nella scatola. Se passi vicino alla scatola gli puoi fare un attacco, perché loro magari non possono vedere Boxy Boo in versione scatola. Perché ad esempio prima, nella seconda partita con Mami Long Legs, loro saltavano su una specie di tubi, no? E con Mami Long Legs ci potevi arrivare, sai, no, perché aveva la mano tipo rampino che ti permetteva di arrivarci. Facciamo destruttori, no? Però se io ad esempio ero Huggy Wuggy, non li avrei mai presi quei due, perché Huggy Wuggy non può arrampicarsi sulle cose. Quindi io mi chiedo, Boxy Boo ha qualche abilità tipo Mami Long Legs, che può, se no, arrampicarsi per beccare questi qui ad esempio, che si nascondono in alto? Altrimenti, oh, se sei Huggy Wuggy, povero Huggy Wuggy, ci rimane male che non può abbracciarmi. Dai, è bellissima. Allora, ok, ha il braccio che si allunga tipo Mami Long Legs, però è un'abilità che costa tanto, invece Mami Long Legs lo può fare sempre. E poi ha Shift, che mi chiedo che cosa farà mai con Shift. Ah, carino! Posso fare i salti a molla? Ok, 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 perfetto. Ha senso. Ah, e giustamente facciamo la musichetta quando ci muoviamo. Vabbè, giustamente. Ha tutto senso, ragazzi. Vabbè, ma è fortissima, cavolo! L'abbiamo dilaniato! Ok, che forse non ci ha visto lei, ma l'abbiamo fatta a pezzi! Ok, va bene. Una è morta. Cioè, se li becchi proprio male, Boxy Boo è letale. È veramente letale. Mi piace. Devo usare di più il salto. Ah, rieccola questa. Ok, abbiamo catturato questo. Ok, me ne manca uno, eh. Ah, rieccolo questo. Mi piace che può saltare Boxy Boo. Ah, ma questo non gioca? No, questo è buggato, ok. Sì, a livello di abilità, quella di Mami Long Legs è proprio tantissima roba, che ti permette proprio di vederli, capito?
Boxibu non è male. Probabilmente non lo troverò mai questo. Dove potrebbe essere? Mi piace il fatto che possa saltare, sicuramente è una cosa bella. Cerchiamo di non farcelo scappare. Ecco. Mi piace che c'è la musichetta pure quando li ammazzo, è molto divertente questa cosa. Ecco fatto. Oh yes. Divertente. Ah, lui continua a bussare perché pensa che quella... A livello di abilità continua a dire che forse quella di Mammy Long Legs è proprio troppo forte. Quella di Mammy Long Legs è fantastica. Cioè, se sei uno skillato, li massacri veramente. Guarda, se devo fare una top 3, ti metterei al primo posto Mammy Long Legs, perché ha l'abilità più rotta del gioco per quanto mi riguarda. Io a questo punto sono curioso di a Catnap che gli fai. A Catnap gli metteranno l'abilità del fumo rosso. Sai che figata se a Catnap mettono l'abilità che può sparare un po' di fumo rosso e gli stordisci per un po'? Sarebbe fighissimo. A Miss Daylight non lo so, forse è l'abilità che può rompere le porte o qualcosa del genere. Comunque, primo posto Mammy Long Legs. Secondo Boxibu, perché è vero che ha un range basso, quindi non ha un range lungo, quindi non è che puoi colpirla a una distanza molto lunga, però li puoi grabbare e portarteli vicino. Però se li becchi che stanno lavorando, tre colpi li fai fuori. Quindi ti direi Mammy Long Legs, Boxibu e al terzo Agiwaki. Però è divertente, è carino che puoi saltare, puoi fare un sacco di trick con Boxibu. Quindi sì, Boxibu è un ottimo secondo posto. Primo Mammy però. E tra l'altro usare Boxibu mi fa pensare che quando ne incontreremo il capitolo 4 saranno cavoli amari. Perché se la giocano bene potremmo avere un nemico veramente forte. Ai, 6 su 7, ragazzi, qua abbiamo trovati tutti. Dopo questo qui, sinceramente, farò un altro episodio dove torneremo nei panni di sopravvissuti. E poi probabilmente ricomincerò a fare Agiwaki, Mammy Long Legs e Boxibu. Quindi al massimo potrei registrare più partite con un personaggio magari a botta ogni episodio. E vi metto i best moment. Perché ancora, di fatto, non ho ancora editato il primo episodio. Quindi io non so come farvi vedere le partite, sinceramente. Perché i momenti di vuoto dove ci sto io in silenzio che cerco questi qui, ve li taglio. Vi farò vedere i momenti più esilaranti, no? Tanto i primi 4 episodi vanno tranquilli. Poi spero che aggiornino con la fase nuova, insomma, con Catnap e compagnia. Io non ho comprato ancora abilità. Questi magari sono tutta gente che comincia a essere skillata, che c'ha l'abilità. Ok. Come ha fatto a non prenderlo? Mi chiedo quanti colpi debba dare a queste persone per ammazzarle. Cioè, non ho ferito neanche uno. Ok, questi saranno tosti, eh. Già lo vedo. Ma com'è possibile che non muoiono 4 colpi? Ok, mamma mia. E questo verrà liberato sicuramente subito, perché... io faccio il turno, che problema c'è? Ok. Ma se vuoi sbaglio io. Ma questi sono forti, eh. Ok. Piano piano, ragazzi, li facciamo fuori tutti, eh. Questo lo dobbiamo tenere assolutamente lontano da tutti. Questo è il più pericoloso di tutti, eh. Quello con la zucca in testa, ragazzi, è stato il panico, eh. Ok, vai piano piano, dai. Pure tu fai la brutta fine.
rimane l'uomo zucca, eh? Ho vinto? Beh, rimaneva l'uomo zucca, però di fatto non hanno vinto manco loro, quindi. Parliamoci chiaro, io non sono mai nella vita un pro player di Project Playtime, ho iniziato a giocarlo con voi, quindi questa sarà la mia 2-4, la mia ottava partita ed è la seconda che faccio con BoxyBoo. L'errore che faccio più comunemente è che premo molto spesso il tasto di attacco, no? Devo cominciare a colpirli una volta e poi aspettare un secondo, perché secondo me loro hanno tipo degli A-frame, perché come possono fare quella schivata, che poi tra l'altro io non l'ho mai fatta la schivata, perché loro ci riescono, no? Forse è un'abilità. Devo cominciare a comprare l'abilità. Alcuni si rimettono la vita, non so perché, cioè quando tu vieni buttato nel tombino e vieni, diciamo, salvato, dovresti avere tipo un cuore in meno, invece questi hanno sempre i full cuore, sta cosa un po' sus. Però ho notato che devo assolutamente stare attento a colpirli una volta e aspettare, perché loro giocano molto sul fatto che hanno queste high frame, quindi hanno questi frame di invincibilità e mi girano attorno, quindi io non li riesco a colpire sempre. Questo secondo me è questione di tempo, meglio che fai un colpo alla volta ben riuscito che 10 che non li becchino. È finita in pareggio perché loro avevano 5 pezzi e poi l'ultimo ha quittato. Devo colpirli più lentamente, in maniera più precisa, e vedrete che li beccherò sempre. Però come avete visto, le partite stanno migliorando sempre di più e soprattutto comincio a trovare gente skillata, che in realtà un giocatore che fa lo specialista bravo in questo gioco sa trollare la bestia, quindi sa trollare il mostro, quindi farli perdere tempo con le porte, con rampino a destra e a sinistra. Se sai fare questo, aiuti gli altri indirettamente, perché loro possono risolvere il puzzle e tu distrai il mostro, no? Io li vedo da come sono vestiti, ragazzi. Quelli che sono vestiti con le zucche, maschere, sono quelli che shoppano e quindi automaticamente sono skillati. Ci avranno chissà quante partite, poi sono livello 50, capite, no? E sanno pure le strade, io calcolate che non so le mappe, cioè io vado a intuito. Per questo con Mammy Long Legs è andata bene, perché li potevo vedere. L'ultimo l'avremmo maciullato se non mi diceva errore di qualche cosa, quindi o ha quittato lui oppure la connessione qui ha fatto sus, però avete visto che, figuratevi se non l'ho acciuffato. La più divertente è Mammy Long Legs. È un continuo, perché tu anche se li perdi premi e li vedi. E poi ha il fatto del rampino, che sinceramente questa cosa di BoxyBoo ho usato pochissimo l'abilità sua di saltare, perché sinceramente sono tutti anfratti, sono tutti posti piccoli, come fai a saltarci dentro? Non viene bene, no? Probabilmente Mammy Long Legs è la più forte, perché ha l'abilità più rotta e ha quello che BoxyBoo ha ogni 15 secondi, lei può agguantarli in continuazione. Ok, che BoxyBoo proprio li tira a sé, però tu con Mammy Long Legs puoi appiccicare a loro e colpirli, no? Mi ricordo una cosa, se a Giwagi invece di 3 colpi ne servono 2, allora ok, allora è diverso. In accesso anticipato, secondo me dovrebbe essere aggiornato però parecchio sto gioco. Cioè, più mostri, più abilità, io l'abilità ripeto. Cioè, ad esempio, se io vado su BoxyBoo, no? Che abilità ha BoxyBoo da comprare? Ah, le abilità ce l'hanno solo gli specialisti, non ce l'hanno i mostri? No, queste sono da mostro, queste 3 sono da mostro. Questo danneggia se provano a fare il puzzle. No, vabbè, devo cominciare a comprare abilità però. Wow, questo è utilissimo, che glielo rompo, ok. E che voglio vedere, ma sono tutte uguali per i mostri? Sì, sono tutte uguali. E invece per gli umani come sono le abilità? Fa un po' vedere. Ah, eccolo, vedi il roll, vedi, che non l'avevo letto. Questo è il roll di invincibilità. Quando gioco il mostro mi fanno i roll e non li posso uccidere, perché hanno i frame di invincibilità, eccoli. Ecco, vedi, vabbè, no, ma allora ecco perché queste ultime partite erano un po' più forti, perché normalmente hanno le abilità, io non ce l'avevo. Il prossimo episodio toccherà di nuovo giocare come umani. Compreremo magari 2 abilità come umani e poi compreremo qualche abilità come mostro. Troppo bravo sono stato a sconfiggerli, certi, che avevano il roll e tutte queste cose sus. Ritorneremo in campo più forti che mai. Va bene, ragazzi, mi piace. Ragazzi, che cosa sia con voi? Che tanto BoxyBoo c'ha la musica che tu lo senti da 2 km, quindi vabbè. Comunque, ragazzi, che cosa sia con voi? Ci vediamo alla prossima puntata.